Incredibile cosa è apparso nei giornali online in questi giorni rispetto alla faccenda delle ex popolari venete, più precisamente della LCA di Veneto Banca. Incredibile perché è uscito un articolo che adesso, ciao Mario, ci leggerai e ci farai un piccolo commento e dopo faremo un'analisi insieme. Vai Mario. C'è un articolo apparso su Star Mag, lo leggiamo così com'è, lo stralcio che ci interessa. C'è scritto: come hanno sottolineato diversi articoli di giornale apparsi nelle ultime settimane e mai smentiti, Marchi, il famoso Marchi, sembra essere in perfetta sintonia con i liquidatori di Veneto Banca. Lo suggeriscono i crediti di Veneto Banca nei confronti dell'ex socio di Marchi, De Vido, acquistati da Marchi con robusti sconti e ulteriori partite debitorie da parte di un'azienda che si chiama SIPI, altra società della galassia Marchi, verso Veneto Banca. Crediti che sono passati ad Amco, il credit servicer del tesoro, e che sono stati stralciati su indicazione dei liquidatori di Veneto Banca, facendo guadagnare a SIPI altri 3 milioni e 259 mila euro, come emerge dal bilancio 2020 della società. Soldi, e poi chiudiamo, sottratti alla procedura e dunque ai creditori di Veneto Banca. Questa E è quindi la a chi notizia. si insinua il passivo e quindi a tutte quelle migliaia di risparmiatori che dentro la banca ci hanno lasciato le azioni e insieme con le azioni i risparmi di una vita. Mario, ma abbiamo fatto un ragionamento prima, fallo anche adesso perché mi è piaciuto molto, visto che noi insomma veniamo dalla strada e purtroppo quello che abbiamo ce lo siamo, purtroppo in senso lato, ce lo siamo dovuti guadagnare col sudore della fronte, dico, e non ci ha regalato niente a nessuno, no? Sì, Invece questi signori. il ragionamento è questo, è molto semplice, cioè abbiamo detto, cioè, se tu sei, non lo so, ricco, conosciuto, non so cosa devi essere, però questi qui, o gente come questi, a questi gli fanno sconti su milioni di euro, perché qui ci Debiti. sono sconti di milioni di euro. Se invece sei un poveraccio che ha un debito in Amco, magari un debito di qualche anno fa, che tra l'altro è esploso per tutte le... perché ti mettono su i cosi, no? Ti mettono su le Gli percentuali interessi? ogni anno, no? E sono Interessi. percentuali spesso e volentieri oltre il 20%, per cui nel giro di 4-5 anni questo debito raddoppia. Ecco, se tu sei povero, questo ti contano anche i centesimi, per cui non ti fanno nessuno sconto e magari ti portano via anche quei pochi beni che hai. Questo era il ragionamento, cioè... Qui in Italia bisogna essere qualcuno, o magari questi, non so cosa siano questi, per poter farsi fare sconti da una procedura all'interno di un'azienda di Stato quale è Amco. E Lo sconto comunque, però glielo ha concesso la banca fallita, cioè la LCA. Anche questo è scandaloso perché anche se tu hai un questo. mutuo o un debito con la banca, da te i soldi la banca li vuole tutti. A questo soprattutto hanno fatto uno sconto di 3 milioni e rotti. Lo stesso Pure. imprenditore che, ricordiamolo, sta facendo una cordata per comprare i giornali del Nord-Est. Quindi di soldi e di capienza questo signore ne ha parecchi. E quindi vorremmo capire come mai a questo signore che è pieno di soldi, è conosciuto, è famoso, i soldi gli discontano e a noi che siamo dei poveracci i soldi invece ce li chiedono tutti. Dovrebbe funzionare, secondo me, completamente al contrario in teoria, se è vero quello che dice questo articolo di giornale, che aggiunge, tra l'altro, permettimi Mario, emerge ancora una volta la posizione di uno dei commissari dell'LCA di Veneto Banca, quella che ha fatto lo sconto di 3 milioni alla società di Marchi, okay? La professoressa Giuliana Scognamiglio, che ha il ruolo di liquidatore di Veneto Banca, quindi è lei che va a chiedere i soldi ai debitori, no? Come liquidatrice di Veneto Banca, assomma la carica di consigliere di amministrazione di Fininv, cioè la banca di Marchi. Okay? Quindi chi ha fatto lo sconto a Marchi ha anche un ruolo nella società che gli ha fatto lo sconto, oltre ad avere un ruolo nella società che ha preso lo sconto. Questo noi l'abbiamo sollevato già da tempo fa. Se è vero quello che dice questo giornale, questo articolo, la cosa è incredibile.
È incredibile, vero Mario? È assurda, è uno scandalo pazzesco. È uno E la scandalo, stagione. però c'è un altro punto che bisogna sollevare. L'altro scandalo è che se è vero questo articolo, ne sta parlando solo questo giornale e E pochissimi basta. altri giornali online. E questo è il secondo scandalo che si assume a tutta la storia, perché noi poi a Veneto Banca, all'LCA, al signor Ascoltiamiglio e agli altri due commissari abbiamo scritto qualche decina di lettere con la richiesta di chiarimenti sulla questione di Vido, su questa questione SIPI, sulla questione di come mai non è stata chiusa la procedura di passivo e l'hanno dichiarata da chiudere ancora un anno fa. Loro hanno dichiarato che l'avevano chiusa un anno fa, ancora non si è chiusa. Ci sono decine di argomenti per i quali abbiamo chiesto chiarimenti e le risposte loro quali sono state, Mario? Più o meno ci hanno Zero, salutato, più o meno. zero, zero, zero. Zero. Diciamo la verità, zero. Adesso, lo scandalo continua, ma noi siamo ancora più indignati, sapete perché? Perché su queste cose non pubblica nessuno e sulla nostra associazione pubblicano meno di niente, perché noi paghiamo un pegno. Abbiamo pagato il pegno di essere l'associazione di risparmiatori banche venete, di risparmiatori banche venete più grande d'Italia e soprattutto, Mario, diciamoci la verità. Paghiamo il pegno di aver portato nel territorio un fondo FIR da 1,5 miliardi. Paghiamo il pegno di aver trattato i risparmiatori e la nostra posizione di risparmiatori con molta dignità. Paghiamo il pegno di aver tirato fuori il carattere dei risparmiatori banche venete perché ci trattavano come polentoni, volevano farci l'elemosina col famoso fondo Baretta a 100 milioni. Ci siamo guadagnati 1,5 miliardi e quindi noi paghiamo questo pegno per il quale non ci pubblicano più, non ci vogliono più pubblicare. Quindi, cari risparmiatori banche venete e non solo, cari veneti e risparmiatori in generale, sappiate che noi veniamo pubblicato poco o niente perché paghiamo il pegno di aver tirato fuori il carattere dai veneti, aver tirato fuori la loro dignità. Abbiamo fatto un fondo indennizzo risparmiatori da 1,5 miliardi, che ha indennizzato fino ad oggi il 30% dei risparmiatori che sono stati coinvolti nel crack, indennizzati. Perché lo Stato gli ha riconosciuto un danno. Invece sapete chi pubblicano sempre? Quelli che parlano di miseria, di suicidi, di fateci la cortesia, fateci l'elemosina, portateci i soldi, dobbiamo correre, bisogna correre, la gente è disperata, viviamo nella disperazione, vive la disperazione. Quelli che parlano di miseria, miseramente, vengono pubblicati nei giornali sempre. Quelli che portano soldi e dignità vengono oscurati. Noi paghiamo questo pegno, quindi vi chiediamo la cortesia. Cari risparmiatori, cari veneti, di pubblicare il più possibile, anche se non siete dentro la catastrofe dell'LCA di Veneto Banca, di pubblicare e condividere il più possibile, vero Mario, questo video e dateci forza, quella forza che i giornali e Sì. la stampa che ci vuole polentoni non ci vuole dare. Vero Mario? Assolutamente vero. E comunque sono 3.259.000 euro, perché ci dimentichiamo sempre, siamo abituati ormai a parlare dei soldi degli altri, no? E che poi sarebbero soldi nostri alla fine, no? Delle persone che stanno in Veneto Banca, perché questi qua sono uno sconto che la procedura ha fatto a un'azienda a cui non doveva fare assolutamente sconti, probabilmente. E noi siamo abituati a dimenticarci anche dei rotti, ma sono 259.000 euro, sono un sacco di soldi. Cominciamo a indignarci veramente, cominciamo a E condividere cominciamo a questo condividere, indignandoci, condividendo. video. Condividete questo video, aiutateci per favore. Sui nostri canali, noi che credevamo, Telegram, noi che credevamo, sui nostri canali YouTube, Non noi ci che diamo credevamo, tutto. sulla nostra pagina Facebook, noi che credevamo. Cliccate, condividete, mettete mi piace più volte, più volte, più volte. Indigniamoci insieme. Grazie a tutti e buona serata. Grazie Mario. Buona serata.